comunque preciso che c'era un segnale, c'era già una targa da alcuni giorni che segnalava la chiusura di una settimana della pizzeria per manutenzione. La pizzeria, dal momento dello scoppio di questo ordigno che non conosco, che si chiama bomba carta, non so neanche che differenza ci sia, voglio dire, è stata ovviamente naturalmente chiusa per altre cause. Se l'avessi voluta aprire il giorno stesso, il giorno dopo, per danni anche elettrici che ne sono derivati, del portone principale, addirittura di una cerniera saltata e della tenda, non avrei potuto aprire, diciamo, la pizzeria. Quindi quella è stata un'altra causa della mancata apertura. Ma e sono riuscito comunque, nonostante tutto, ad aprire il lunedì dopo 3-4 giorni, data prevista dell'apertura, se comunque non fosse successa la cosa, diciamo, l'episodio bomba. Qualcuno, come dice appunto Selvaggia, dice: no, poi hai detto che ti è stata incendiata la malavita, dalle indagini invece non risulta materiale infiammabile. Io dico una cosa: da allora io umanamente ho sempre i miei dubbi, perché io vivo qui, sto qui da quando ero bambino e ci sarò sempre. Questo incendio di 5 o 6 anni fa partì dall'ingresso principale. Le indagini hanno detto che era un cortocircuito. Io posso avere dei miei dubbi, ma di sicuro gli inquirenti, chi era preposto all'epoca a controllare, avranno fatto bene il proprio lavoro, però io ho i miei dubbi. C'è un clima di silenzio, c'è un clima di stranezza nell'aria. Ci sono tanti clienti nuovi che vengono apposta, e ci sono anche clienti che ironizzano un pochettino, che me la sarei messa io la bomba, che io sarei un delinquente, no, mille cose, o che non vengono più, o che mi storciano il naso, diciamo, addirittura saluti pure un po' mancati da commercianti che vivono molto sull'indotto che creo io attraverso l'arrivo di tantissime persone che vanno e vengono alla pizzeria ogni giorno e che poi portano, come dire, economia, diciamo, e comprano negli altri negozi. Quindi anche questo, diciamo, dovrei meritarmi, va bene così. Continuo a stare qua e cerco di stare con le persone normali che amo, diciamo, con cui ho costruito tutta la mia vita. A me dispiace per Selvaggia, perché fomenta, la sua è una considerazione, diciamo, però fomenta anche un po', come dire, anche l'odio, fomentare persone che magari stanno dietro ad una tastiera, no, e colgono l'occasione, perché si sa, attraverso anche i social la gente si sfoga, sembra sempre dovercela avere con qualcuno, sembra sempre dover trovare o cercare il mostro in qualcuno, forse per sentirsi anche meglio. E quindi questi qualcuno dietro, con molti profili anche falsi, no, sappiamo benissimo, si sbizzarriscono e fanno aumentare l'odio. Lei ha fatto le sue dichiarazioni, io educatamente poco fa le ho risposto, perché comunque credo che, voglio dire, avevo delle cose da dire, ci ho riflettuto bene su cosa dirle e l'ho risposta, e niente, continuo a stare qua, e quando vorrà si viene a mangiare una pizza, le ho dedicato anche una pizza oltretutto.